presentato il nuovo CDA del Cosmari, il consorzio che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella provincia di Macerata. Tra continuità, confermati Graziano Ciullanti, presidente, Rosalia Calcagnini, vice, e Armando Vitali, e rinnovamento, con l'ingresso dell'avvocato Valeria Attili di Macerata per il centro-sinistra e del professionista civitanovese Alfredo Perugini per il centro-destra. Un passaggio di consegne in cui il presidente Ciullanti ha sottolineato la riconferma piena del CDA uscente, a cui tutti i sindaci dei comuni soci hanno riconosciuto la bontà del lavoro svolto in questi anni. Innanzitutto benvenuti ai due nuovi componenti che ci hanno unito da stamattina in un primo proprio consiglio di amministrazione che si è svolto questa mattina, ma sicuramente un rivederci, quantomeno un saluto caloroso a chi non è più parte di questo consiglio ma che in realtà avrebbe meritato ugualmente dal punto di vista professionale di poterne far parte ancora oggi. Il gioco, diciamo, dei cambiamenti che a volte si ritiene doveroso fare dal punto di vista politico, che quindi non fa parte delle valutazioni all'interno del Consiglio di Amministrazione, fa purtroppo operare in tal senso, per cui un saluto caloroso a Paolo Gattafoni e a Maria Elena Sacchi che ci hanno lasciato, un benvenuto a Valeria Attili e a Alfredo Perugini che viene da Civitanova e viene da Macerata. Valeria, un buon lavoro che sicuramente sarà ottenuto. Quattro le linee guida del Consiglio indicate dai comuni e annunciate dal Presidente. Noi già stamattina in consiglio, poi l'ho detto anche in conferenza all'inizio, noi ci faremo guidare proprio in questo triennio da quattro pilastri di strategia importanti che questa azienda dovrà in qualche modo adottare fin da subito e tenere allineati continuamente durante il periodo di proseguimento della nostra azione di governo dell'impresa. I quattro pilastri li abbiamo ottenuti di fatto dall'assemblea dei soci che hanno chiaramente indicato in questi quattro punti il programma fondamentale su cui conformare l'attività del Consiglio, che sono questi. Allora, il primo pilastro ovviamente quello di mantenere saldo e inalterato l'equilibrio economico-finanziario che a fatica siamo riusciti in qualche modo a costruire in questo triennio, addirittura rafforzandolo, perché è giusto che l'azienda guardi anche a un programma di investimenti abbastanza cospicuo, sia sulla parte impiantistica interna, i mezzi di raccolta e quant'altro, ma anche su quelli che sono gli investimenti che dobbiamo mettere a programma il prossimo futuro. Uno fra tutti sarà la nuova discarica su cui discuteremo, perché quello fa parte del secondo pilastro. L'altro pilastro infatti fondamentale è quello di far costruire all'autorità d'ambito, dando i nostri consigli e i nostri suggerimenti, un piano che sia adeguato proprio per migliorare ancora continuamente i livelli tecnologici di gestione della nostra filiera dei rifiuti, ma anche quelli dell'individuare un punto essenziale che è il punto di nuovo di discarica che questa provincia deve in qualche modo indicare al più presto. Perché? Perché fra 3 anni e mezzo la discarica di Cingoli si esaurirà, quindi noi per quel tempo dovremmo aver già completato la discarica, quindi le fasi sono molto delicate, perché per poter fare una discarica ci vogliono almeno 2 anni, quindi tra un anno e mezzo bisogna partire, quindi questo è fondamentale. L'altro punto importantissimo è quello di dotare l'azienda nei prossimi 3 anni anche di una nuova governance tecnica per sostituire quello che una persona splendida con Giampaoli, che è stato rinnovato, ma bisognerà in qualche modo, anche lui ha diritto di andare in pensione, e quindi dovremo cercare insieme a lui di cercare di trovare una soluzione tecnica e organizzativa che lo sostituisca da un punto di vista diretto come direttore generale, ma ci aiuti anche a conformare al meglio quella che viene definita la cintura intermedia dei quadri di questa impresa, che dobbiamo completare vista anche l'evoluzione fortissima che l'azienda ha preso in questi anni. Altro punto fondamentale
da non dimenticare è questo. L'azienda gestisce le macerie del terremoto, l'azienda da questa gestione ha ricavato in questi ultimi 2 anni anche degli importanti, come dire, marginalità economico-finanziarie che ci stanno aiutando nella prosecuzione del nostro sistema di investimento, però ci è stato richiesto di, come dire, di far rimbalzare parte di queste risorse sui territori che purtroppo sono stati così gravemente colpiti. Noi dovremmo essere in grado di potergli dare una mano non solo economico-finanziaria ma anche tecnica. Dunque il Cosmari del futuro parte dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione che, lo abbiamo detto, vede l'ingresso di 2 nuovi componenti. Valeria Attili di Macerata è un avvocato penalista, collabora con l'Università di Macerata e in qualità di tecnico ha già effettuato delle consulenze per il Cosmari. Ritengo che Cosmari tratti una materia molto importante per la società e la stia trattando in una maniera innovativa, rivolta anche al futuro. E per questo noi punteremo molto anche a esternalizzare, dimostrare il valore etico della gestione dei rifiuti. L'altra new entry è quella di Alfredo Perugini, di Civitanova Marche, imprenditore, ha ricoperto la carica di assessore comunale per 10 anni. Intanto la soddisfazione per una città intera, per essere rientrata ad essere rappresentata nel Cosmari. Poi di possibilità ce ne sono molte, speriamo che questo consiglio di amministrazione, che tra l'altro mi pare anche davvero informato e capace, possa realizzarne. Confermata anche nel ruolo di vicepresidente Rosalia Calcagnini di Tolentino. Innanzitutto, diciamo, siamo molto contenti perché i sindaci hanno espresso la loro soddisfazione per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni, quindi anche da parte nostra è una conferma di un impegno dato veramente notevole, perché gli eventi che ci sono stati diversi, quindi dall'incendio al terremoto e a tutte le varie eventi che sono capitati. Quindi una soddisfazione molto importante. Un consiglio di amministrazione nuovo, però con un'impronta di prosecuzione rispetto al lavoro fatto, cioè si andrà avanti nel sistema utilizzato sino ad oggi, quindi massima attenzione per i bilanci, per l'impiego del personale e soprattutto, ecco, questa in vista anche della ristrutturazione del personale. Noi abbiamo cominciato un nuovo modello organizzativo di gestione delle risorse umane già a partire da qualche anno, con cui cercheremo di andare avanti per dare una continuità ma al tempo stesso un'impronta un po' diversa, perché come sappiamo l'Assemblea ha rinnovato per ulteriori 2 anni l'impegno del direttore generale dell'ingegner Giuseppe Giampaoli, persona veramente cardine dell'azienda, ma dovremmo appunto provvedere ad un'attività di decentramento delle attività, quindi anche creare così delle figure intermedie che possano garantire comunque un lavoro di qualità e un lavoro interdisciplinare. Ultima riconferma è quella del cingolano Armando Vitali, dottore commercialista, consulente finanziario e fiscalista, nonché ex assessore al bilancio del Comune di Cingoli. Cosmari è un'azienda pubblica che in questo momento ha una rilevanza notevole, non solo per il servizio che svolge a favore dei comuni soci e quindi di tutta la cittadinanza, ma anche per la rilevanza economica dell'economia locale maceratese. Io ricordavo prima che il Cosmari è una società che, se andiamo a guardare le classifiche stilate, mi pare da Assindustria o dalla Fondazione Merloni di Fabriano, che lo fa a livello regionale, il valore della produzione si attesta nella classifica, appunto, per valore di produzione, si attesta attorno alla 20ª posizione. Più di 500 dipendenti e sono famiglie che tutti i mesi incassano puntualmente uno stipendio. L'azienda, che ha una struttura solida sia finanziaria che dal punto di vista economico, è una garanzia di continuità. Oggi l'occupazione è uno degli argomenti principali, diciamo, perché dall'occupazione le famiglie traggono un reddito, finanziano i loro consumi, creano indotto, il consumo crea produzione e quindi arriviamo al PIL con la somma delle utilità. Quindi un'azienda pubblica come il Cosmari, che opera in un settore strategico importante, che assicura occupazione, che distribuisce un reddito in una realtà come quella di Macerata, è sicuramente una realtà da condurre bene. E io sono
d'accordo con quanto appunto i comuni hanno sottolineato, ci adopereremo per fare questo e mi adopererò insieme ai colleghi per fare in modo che questa società conservi la posizione che ha. Resta saldamente al suo posto, con l'82% dei voti dei comuni soci, il direttore tecnico Giampaoli, destinato a restare in carica prima del pensionamento per altri 2 anni. Il primo impegno consistente appunto del nuovo consiglio è quello di attuare quello che è stata la previsione che ha fatto l'ATA, che l'ha approvata qualche mese fa, sull'impiantistica. Quindi, a parte il problema della discarica, che è grosso e va immediatamente ricercata un'altra soluzione, abbiamo l'impianto di gestione anaerobica, che è la vera novità di questa nostra, diciamo, impiantistica recente. Significa l'impianto che è la produzione di biometano, che poi sarà tra l'altro utilizzato in parte anche per la metanizzazione dei mezzi di raccolta, in qualche modo creando veramente un impatto ambientale molto favorevole. Questo sarà un impianto che verrà messo a monte dell'attuale impianto di compostaggio e tenderà sicuramente a risolvere gran parte degli ultimi problemi che rimangono con gli odori, ma soprattutto, ripeto, in termini economici, avere un ritorno veramente forte anche dal punto di vista economico, oltre che di economia circolare. E poi ci sarà l'impianto di recupero di pannolini e pannoloni, questo sarebbe il secondo impianto in Italia. Ci sono anni che ne parliamo perché la FATER, che è l'azienda leader che sta cercando di, come dire, di realizzare questi impianti, ha avuto problemi proprio dal punto di vista procedurale e autorizzatorio, pare che siano risolti e quindi dovrebbe nascere l'impianto che serve gran parte della regione Marche, e poi l'impianto di recupero delle spazzature stradali, che significa poi degli spiaggiati lungo le nostre spiagge. Noi quando puliamo le spiagge all'inizio stagione, o i comuni lo fanno, gran parte di questi prodotti finiscono in discarica e invece saranno recuperati come inerti da utilizzare poi nelle varie attività. Quindi veramente l'impegno del Consiglio è veramente un impegno molto, molto forte, e già oggi ci siamo visti, per la prima volta abbiamo già assunto provvedimenti per diversi milioni e assunzioni di personale e bandi. Cioè, voglio dire, c'è un'attività veramente molto importante di Cosmari che richiede un impegno forte anche di nuovi consiglieri. Io credo che il Consiglio sia veramente un Consiglio molto titolato, tra l'altro dal punto di vista professionale, devo dirlo senza nessuna biaggeria, non avrei più nessun motivo di dirlo, ma veramente hanno messo insieme una buona squadra che credo che, come era quella precedente, che ha risolto una serie di problemi, credo che è importante avere una squadra anche competente, non basta solo né il direttore della struttura, ci vuole anche l'amministrazione. Tra le altre sfide per il Cosmari c'è quella della tariffa puntuale, per ora sperimentata a Castelraimondo e che dovrebbe arrivare in tutta la provincia. E poi il nuovo impianto per il biometano, al posto di quello di selezione devastato da un incendio. E ancora un impianto per il trattamento di pannolini e pannoloni e per i residui della spazzatura stradale. Insomma, mesi di duro lavoro attende il nuovo CDA di una delle più importanti e strategiche aziende della provincia di Macerata, con oltre 500 dipendenti e un fatturato di circa 50 milioni di euro.